Tango. Buonasera e bentrovati a tutti i telespettatori di Caffè TV24 da Eleonora Passarella in questa nuova edizione del TG Padova. Iniziamo subito con l'aggiornamento relativo ai dati Covid in Veneto. Sono infatti 5.795 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, con una curva dei contagi che torna a salire, 11 invece le vittime. In peggioramento anche i dati ospedalieri per quanto riguarda i ricoveri in area medica. Sono infatti 774 i pazienti degenti con 21 nuovi ingressi. Migliora invece il dato dei ricoveri nelle terapie intensive, 58 sono infatti i letti occupati con 3 dimessi. Rimane invece bassa l'attività vaccinale, ieri infatti sono solo 2.834 le somministrazioni effettuate in tutta la regione, con solo 123 prime dosi. E mentre molti si chiedono cosa accadrà dopo il 31 di marzo, data di fine dello stato di emergenza, sulla questione Covid il Presidente di Regione Luca Zaia, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Balbi a Venezia, parla di eliminazione di tutte le restrizioni, invitando alla responsabilità dei singoli cittadini, con l'auspicio di un imminente miglioramento. E sempre in questi giorni il gruppo No Green Pass ha presentato in questura la richiesta per ottenere il nulla osta a manifestare in corteo con partenza da Piazza Sartori verso Prato della Valle, previsto per sabato 19 marzo. Vediamo. Nessun provvedimento speciale, soltanto la richiesta che è già pervenuta alla questura di poter fare un corteo sempre da gruppo di Novax, No Green Pass, non so più come si devono definire in maniera corretta, e che hanno richiesto l'organizzazione di una manifestazione con partenza sabato pomeriggio da Piazza Sartori, arrivo in Prato della Valle, un po' come quella che è stata fatta 15 giorni fa, dove erano presenti 200-300 persone. E quindi chiaramente dobbiamo ricordare che ci sono i divieti ancora in vigore fino al 31 marzo di poter manifestare in determinate zone del centro, e quindi chiaramente il percorso dovrà seguire delle vie, insomma, che verranno indicate dalla questura da questo punto di vista. Continua la mobilitazione umanitaria e il lavoro di squadra con un attento monitoraggio per far fronte all'emergenza dovuta alla guerra in Ucraina. E proprio oggi il questore di Padova, Antonio Sbordone, in sede di conferenza stampa, ha dato aggiornamento sui dati relativi all'accoglienza a Padova e provincia. Dati in continua evoluzione e che in questi giorni ci parlano di quasi 4.000 profughi già presenti in Veneto, con 8.100 posti letto messi a disposizione dai cittadini veneti presso le loro abitazioni e, come affermato in conferenza stampa dal presidente di regione Luca Zaia, una situazione delicata anche in termini sanitari, e da qui l'impegno per farvi fronte in maniera organizzata, e che proprio da oggi 16 marzo vedrà l'ex ospedale di Monselice fungere da hub per l'accoglienza, con 150 posti messi a disposizione. Mentre nel Padovano, secondo i dati diffusi dalla questura, i rifugiati ucraini sono 677. Vediamo se dunque ucraini presenti in provincia è il dato che fornisce la questura più i comuni, 677 ucraini ospitati nei CAS ad Oras, 88 ulteriori posti che sono immediatamente disponibili nei CAS per l'accoglienza di ucraini a oggi, in questo momento sono una sessantina. Ulteriori posti per l'accoglienza degli ucraini, i gestori CAS che potrebbero reperirsi nei prossimi giorni sull'ordine dei 150 circa, ma poi tenderanno ad aumentare. Tamponi a cittadini ucraini effettuati dall'azienda sanitaria locale, alla data di ieri sono 747, non so se alla data di oggi. La stampa è così. 907 tamponi, tenete conto che ci sono anche i transiti,
quindi la differenza in stazione, c'è un punto tampone, c'è chiaramente la differenza tra ucraini presenti in provincia e i tamponi, può essere che si riferisca alle persone che poi scendono e poi dopo ripartono alla stazione. Sul tema della sicurezza in città, invece, è proprio di queste ore la firma da parte del sindaco di Padova, Sergio Giordani, di un'ordinanza che prevede il divieto di emissioni sonore dopo le ore 22 all'interno di tutte le attività culturali ed affini, a causa delle numerose segnalazioni giunte alle forze dell'ordine relative all'area funghi. Ne abbiamo parlato con l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina. Vediamo. Il sindaco ha firmato un'ordinanza che sostanzialmente prevede il divieto di emissioni sonore dopo le ore 22 all'interno di tutte le attività culturali e non solo che fanno parte del cosiddetto comparto area funghi. Questo perché c'erano innumerevoli segnalazioni sul punto, tanti interventi da parte delle forze dell'ordine, una sollecitazione importante da parte della questura e quindi abbiamo ritenuto di intervenire da questo punto di vista. Pensiamo che in questo modo, con il divieto di emissioni dopo le ore 22, possiamo garantire un po' di maggiore tranquillità a tutti i residenti limitrofi a quest'area. E credo sia un'iniziativa importante perché abbiamo uniformato sostanzialmente quello che è la normativa degli esercizi commerciali, che sapete che anche in centro storico non possono esserci emissioni sonore dopo le ore 22 e lo abbiamo portato nell'area funghi. Voltiamo ora pagina per parlare del tema economico con i dati diffusi, con il report del settore programmazione, controllo e statistica, ufficio prezzi e relativo all'inflazione in città. I dati dell'inflazione di febbraio rivelano così che la variazione tendenziale annua è pari a più 6,6% e quella congiunturale mensile pari al più 1%. A livello nazionale l'Istat comunica che la variazione tendenziale annua è pari al più 5,7% e quella congiunturale mensile al più 0,9%. Nel mese di gennaio invece le variazioni tendenziali e congiunturali erano rispettivamente del più 5,5% e del più 1,07%. Intanto sulla questione caro carburanti la mobilitazione per richiedere al governo di intervenire è forte, mentre l'appello ad un intervento immediato sulle accise arriva anche dagli agenti di commercio. La situazione infatti si fa sempre più tesa anche per l'allarme lanciato dalla CIA di Padova nel dar voce alla preoccupazione degli allevatori registrati in provincia che denunciano la mancanza di mangimi con tutti i rischi annessi alla zootecnica. Sul tema Assindustria Veneto Centro ha così convocato esperti ed imprenditori per discutere sul ruolo delle banche sui territori a sostegno delle piccole e medie imprese anche nelle fasi più delicate. Nel rilancio così legato anche alle opportunità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza. Continua l'impegno della città di Padova per diventare uno dei comuni più sostenibili in termini di emissioni e mobilità, con l'obiettivo per il 2030 di vantare bus totalmente elettrici. Ed è così che si è dato il via al gruppo di lavoro per l'individuazione localizzata degli spazi che ospiteranno quelle che saranno le prossime infrastrutture di ricarica per i mezzi anche del trasporto pubblico, con il via libera dato con la delibera comunale del 15 marzo che prevede l'istituzione di un tavolo tecnico necessario a progettare il sistema di alimentazione che coinvolgerà oltre al comune anche l'expertise di APS Holding e Bus Italia Veneto. Ad oggi sono circa 90 gli autobus elettrici in acquisizione, di cui 16 saranno acquistati grazie ai 10 milioni del PNRR per un totale di circa 40 milioni di investimento. Riqualificazione e ambiente sono due delle parole chiave su cui si stanno concentrando le attività e i progetti del Comune di Padova. E proprio oggi l'assessora Chiara Gallani ci racconta della bella iniziativa proposta dai ragazzi della terza D della scuola Boito che a Brusegana hanno deciso di dedicare un bellissimo spazio verde a Ondina Valli, la prima donna a vincere l'oro olimpico negli 80 ostacoli nel 1936 e da qui il primo parco cittadino dedicato ad una donna. Vediamo. Trebisonda Ondina Valla, anche un nome bellissimo, siamo a Brusegana.
Proprio appena dopo il cavalcavia c'è una nuova area verde che però rimaneva un po' anonima. Negli scorsi anni, proprio ovviamente negli ultimi anni, i ragazzi della Boito, le ragazze e i ragazzi della Boito hanno fatto una ricerca specifica sulla toponomastica padovana italiana e si sono resi conto di quello che per loro è effettivamente strano, come deve essere riconosciuto tale, che non ci sono strade, piazze, parchi dedicati alle donne. E allora, facendo una ricognizione, ci hanno proposto, scrivendoci alla giunta e all'amministrazione, di dedicare quel parco a una donna. Contemporaneamente hanno fatto un percorso interno per decidere a chi e hanno scoperto il campo dello sport agonistico, in cui le donne non sono mai state riconosciute, e la figura di Ondina, che negli anni 20 è diventata un'importante sportiva e di cui poco si sa, perché non poteva neanche far sapere quali erano le sue vittorie. E così da oggi è arrivato anche il cartello, lo aspettavamo, e insieme l'abbiamo inaugurato, abbiamo scoperto il cartello e hanno un po' passato il testimone, perché c'erano i ragazzi e le ragazze delle medie, delle terze di quest'anno, che ci hanno anche portato tutti i titoli della loro biblioteca dedicati a donne o di libri scritti da donne. Veramente un lavoro bello, straordinario, e finalmente aree verdi dedicate alle donne. Ancora tensioni in Val Vitalia, e proprio in queste ore si è svolto il nuovo incontro tra i delegati e i vertici aziendali. Mentre nella giornata precedente gli operai dell'impresa di Due Carrare sono riusciti a sventare il tentativo di smantellamento di alcune macchine per essere spostate a Rivanazzano, presso un'altra sede. Aumentare la proteina CFTR rende più efficaci le cure contro la fibrosi cistica. Questo è quanto emerge dallo studio condotto da un team di ricercatori dell'Università di Padova e dell'equipe della dottoressa Nicoletta Pedemonte dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Lo studio, coordinato dal professore Mauro Salvi del Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università di Padova e finanziato dalla Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, apre così la strada a possibili miglioramenti ed estensioni della terapia con Caftrio per la fibrosi cistica. Il team di ricercatori ha così messo a punto una strategia in grado di migliorare la risposta ai farmaci che colpiscono le principali mutazioni responsabili della malattia. Bersagliare attraverso i farmaci i meccanismi cellulari che sono responsabili della degradazione della proteina CFTR mutata permette di migliorare l'efficacia di Caftrio, la combinazione di farmaci modulatori di CFTR approvata recentemente dall'EMA. Il 25 marzo alle ore 20:30 presso l'Officinema di Feltre verrà presentato il film Fra due battiti di Stefano Usardi, prodotto dalla bellunese Fi Film Production di Caterina Francavilla. Fra due battiti è un racconto di anime e di persone, oltre che di incontri e di doppia verità, che gioca sull'interpretazione di un misterioso Remo Girone e di un cast ricco ed affiatato che al fianco di Stefano Scaldaletti vede Giulio Cancelli, Federico Vivaldi, Maria Vittoria Barella e Stefano De Tassis. Sono 8 gli arresti scattati per illeciti contro il reddito di cittadinanza realizzati dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona e Novara su disposizione del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, nei confronti di 8 persone indagate per associazione a delinquere dedita al conseguimento di pubbliche erogazioni. Le odierne attività costituiscono il frutto degli approfondimenti investigativi eseguiti successivamente all'esecuzione dei primi 16 provvedimenti restrittivi nei confronti degli organizzatori e degli ispiratori del gruppo, che in poco più di un anno hanno arrecato un danno di oltre 21,5 milioni di euro all'erario, presentando oltre 10.000 domande di reddito di cittadinanza sprovviste dei requisiti indicati dalla legge. Poteva essere un saluto, ma anche una richiesta di aiuto, come poi si è rivelata. Ieri notte una squadra dei pompieri di Venezia e Mestre, in rientro da un incidente stradale nel Trevigiano, ha notato che una giovane donna alzava le braccia nella loro direzione. Un gesto strano nel cuore della notte, in un parcheggio vicino a un sottopasso a Mogliano Veneto. La squadra, insospettita per sicurezza, è tornata indietro, arrivando in tempo per scongiurare una violenza ai danni della giovane. Appena il mezzo si è avvicinato al parcheggio, gli agenti hanno visto che la donna veniva trattenuta a forza per il collo da un uomo che ha tentato di darsi alla fuga invano. La ragazza, in stato di shock, è stata assistita e confortata dai vigili del fuoco fino all'arrivo del personale sanitario. L'aggressore è stato invece preso in custodia e portato in caserma per essere sentito dai militari.
Ieri pomeriggio gli agenti della sezione volante sono intervenuti in Via del Santo, dove un 61enne padovano stava seguendo un soggetto che poco prima gli aveva sfilato il portafoglio a bordo di un tram. Una volta individuato presso uno sportello bancomat nel tentativo di effettuare un prelievo con la carta di credito trovata nel portafoglio, la vittima di furto ha allertato il 113 per chiedere aiuto. Giunti tempestivamente sul posto indicato, gli agenti hanno rintracciato il malvivente, un cittadino rumeno del 79 pluripregiudicato per reati contro il patrimonio che a seguito di perquisizione personale veniva trovato in possesso dei contanti sfilati dal portafoglio. Perlustrando la zona, i poliziotti hanno così anche rinvenuto all'interno dei cestini dei rifiuti poco distanti le tessere bancomat e la carta di credito di proprietà del 61enne. Accompagnato in questura ed informato il pubblico ministero, l'uomo è stato arrestato per furto aggravato. A seguito di rito direttissimo, il GIP ha anche disposto nei suoi confronti la misura di divieto di dimora nella provincia di Padova. Alle 12.30 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in Viale delle Terme a Galzignano per un principio di incendio in un'abitazione. Deceduta un'anziana per probabili esalazioni di fumo. I pompieri, arrivati da Bono Terme, entrati all'interno della cucina, hanno rinvenuto il corpo dell'anziana. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il personale del SUEM ha solo potuto constatarne il decesso. Le cause del principio di incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. A Chiampo, Vicenza, un giovane di 25 anni si è costituito dopo aver freddato i due genitori di 60 anni con un'arma da fuoco detenuta illegalmente. All'origine dell'accaduto, secondo gli inquirenti, vi potrebbero essere ragioni economiche. Negli ultimi tempi, infatti, erano frequenti le liti in famiglia proprio a causa dei soldi che il giovane pretendeva dai genitori. Alle 11.45 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gazzo a Cartura per un uomo rimasto folgorato mentre stava lavorando con un collega alla potatura di una pianta con una piattaforma aerea che ha toccato i fili. L'uomo, che si trovava a terra vicino alla piattaforma, è rimasto folgorato, in salvo l'altra persona che si trovava invece sulla piattaforma aerea. I pompieri, arrivati da Abano, hanno messo in sicurezza lo scenario dell'incidente, mentre il personale sanitario del SUEM con un medico hanno potuto accertare la morte del giovane 25enne. Sul posto il personale dello Spisal e i carabinieri. Sono terminate mezz'ora dopo la mezzanotte le operazioni di spegnimento dell'incendio che ha coinvolto il tetto di uno stabile in via Bregatei a San Giorgio delle Pertiche. I pompieri, accorsi da Padova e Cittadella, sono riusciti a circoscrivere e sezionare la copertura e così spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato. In serata, al cambio del turno delle squadre, anche il supporto dei vigili volontari di Borgorico. Le cause dell'incendio, probabilmente innescate, sono di una canna fumata e sono al momento al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Alle 14.50 di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria Serenissima a Cornedo lungo la nuova tangenziale per un incidente tra due auto e un camion. Deceduto un automobilista, un altro ferito. I pompieri, arrivati da Schio e Arzignano, hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato ai soccorsi del conducente della Volkswagen Golf, rimasto ferito e preso in cura dai sanitari del SUEM. Niente da fare invece per il conducente dell'Audi A3, deceduto sul colpo, come accertato poi dal medico. Illeso il conducente del mezzo pesante. Sul posto la polizia locale e i carabinieri hanno bloccato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per determinare le cause dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 16 circa. E anche per questa nuova edizione del TG Padova è tutto. Vi lascio alla programmazione di Caffè TV24 che continua con l'angolo di Scapaccino di Edoardo Sivori. Buona serata.